Amici da Giuseppe Giuseppe, ben ritrovati con voi, il vostro Sebastiano Manunzi, alle macchine sempre Marco Caretta, premiata ditta. Siamo qui per assistere a questo match tra Royal Globfish e la Mena Diablos Alpha. Riusciranno i Royal Globfish a vendicare i White Globfish appena sconfitti della Mena Diablos Alpha? Lo scopriremo tra poco. In ogni caso, vediamo da parte Globfish, stesso da parte Royal, stessa cosa che per i White, ovvero tanti nuovi innesti, tanti ragazzi che sembrano avere gamba, sembrano avere voglia e sembrano avere intensità. Quindi state a vedere, state a guardare, perché ci saranno sicuramente delle sorprese. Ci siamo, primo set avviato con i Ravena Diablos Alpha, che devono giocare la seconda partita consecutiva. Buona la fase difensiva di Royal Globfish, affidata a Salais. Iba, Salais, arriva la botta di Salais. Steven che subito prova a piazzare l'accelerazione. Una. Ancora, sempre gli stessi interpreti, sempre Iba e Salais. Arriva la botta possente di Edo sugli stinchi di Marco. Edo gira per Stevie. Ok, secondo, aspetta. 1.27. Mauro Cocco e Iba. La botta possente di Mauro, che con suo mancino arriva. Iba eliminato. Ci abbiamo parlato del tiro di Mauro Cocco, del fatto che diciamo avesse assunto steroidi col passaggio ai foam. E questa doppia direi che lo conferma. Kame in post alto, la pressione e il tiro doppio arrivano alla fine entrambi. Anche Kame con il solo numero 6 che colpisce. Sì, non l'ha eliminato Mauro Cocco, Kame. No, beh, una. Ancora la botta possente, non vanno. Una. Rimangono soltanto le ragazze a difendere noi i Ravena Diablos Alpha. Una. Sara che gira al numero 6. La botta di Mauro ancora non va. Una. La le lascia scorrere i secondi che passano. Una. Va ancora Mauro, ancora niente da fare. Le ragazze stanno dimostrando un bersaglio ostico da abbattere. Là, la Ceci, arriva la botta della sola Ceci. Una. Ancora gli stessi interpreti, gioco forza da parte Alfa. E gli stessi invece per scelta da parte Cagliaritana. Arriva la botta possente del numero 6, colpisce basso dove la Ceci non può provare al volo. Una. Dopo la presa del primo set nella partita precedente, vediamo se in questo primo set farà uguale Alessia. Arriva la botta doppia con l'annessa eliminazione, Cocco che arriva per primo. Mi state scherzando? Non i girati, Marco. Recupero doppio di Marco Salais. Abbastanza inetto, però piuttosto efficace sembrava. Chiama Edo, Steven, tutta la potenza dei Big Three. Arriva il solo Steven per poi... non so, un attimo di confusione con Edo e Kame che tirano su bersagli separati da soli. Arriva la botta doppia, bellissimo il taglio di Steven a evitare. Subito pronto poi a provare al volo con Edo che entra in pressione per far retrocedere Iba. Alla fine arriva la botta secca di Edo, non va. Ancora Steven e Kame a gestire il gioco. Arriva la botta di Steven, Nicola Iba che cerca accelerazione con Kame che prova l'entrata, non va. Una. Buonissimo Steven ancora, subito la risposta di Iba. Una. Uno, due. I Big Three, tutti quanti. Alla fine ognuno va sul suo, un po' la vecchia, rimane soltanto Nicola Iba. 5 contro 1. Una. Una. Iba che cerca l'eliminazione, arriva prima sull'ale, prova l'ingresso sul Kame e non lo trova. Buonissimo Edo al recupero, gira tutto dentro cercando il tiro triplo con i secondi che scorrono e Steven a rimorchio che piazza il chiodo, due pari. Ok. Terzo set, per il momento le squadre sono sul due pari, quindi questa partita non ha ancora un padrone. Botta possente con, vabbè,
Marco Sarais che ci ha abituato a queste sue evoluzioni, tutto piuttosto in scioltezza e tranquillità. Ancora Sarais e Iba, la botta doppia. Con Edo che si ferma un soffio, poi viene colpito da Andrea, piuttosto abile a sfruttare il momento. Steven e Kami, grande la pressione. Alla fine prova Steven a colpire le caviglie di Iba scoperte, ma non riesce a trovarle. Uno. Mauro e Iba, forte tiro di Kami, ma non va. Uno. Steven sotto, alla fine colpisce solo il numero 6. Giocatore che, pur giocando da interno, riesce comunque a trovare spazio, modo e tempo nella partita di fare qualche giocata in velocità, di offendere. È piuttosto sveglio, decisamente. Gioco di prestigio di Kame che non entra. Uno. Mauro lo elimina. Ancora Andrea a condurre l'assalto da parte Royal con Iba in pressione. Uno. Sempre Andrea che cerca di colpire, ma non trova. Alla fine eliminazione totale di Ravenna Diablo Salfa. Bella combinazione, 4-2 per i Royal Globfish. Quarto set. Solito. Oddio, ok. Uno. Steven ancora nel suo personale scontro con Andrea. Siamo uno pari, credo. 3 contro 5. Iba a cercare l'eliminazione, pur disturbato dal tiro di Kame. Uno. Ancora Sarais, Iba, sempre la stessa connection. Pressione di Sarais, alla fine arriva la botta su Steven, ma non lo trova. Uno. Botta possente di Edo che elimina. Sarais prova ancora su Steven, ma il tiro è piuttosto alto, non riesce a trovare il bersaglio. Uno. Ancora Sarais e Iba. Buoni tiri ad aprire di Kame, ma non trova. Alla fine arriva il tiro doppio degli interpreti dei Royal, che riescono a eliminare Cecilia. Uno. Uno. Due. E due Kame, arriva la botta di Marco Sarais che poi si butta giù per schivare tutto. Ancora Marco, sempre su Steven, forte la pressione, alla fine arriva il tiro di Iba. Aspetta Edo e arriva la mazzata doppia con ognuno che voleva andare sul suo, come nel set precedente. Le scuse di Edo comunque fanno capire che evidentemente non era quella l'intenzione. Botta doppia di Sarais che non sta trovando continuità nel tiro. Uno. Sappiamo che con questi palloni, se non si inizia a eliminare dopo, si rischia anche un po' di uscire dalla partita. Uno. Sarais. Uno. In apparente affanno. Botta di Steven che arriva davvero precisa e puntuale sul ginocchio. 4 pari. Ci siamo, quinto set, parità totale. Uno. Buonissima la botta su Fancello che, seppur entrato in campo al set precedente, non sta trovando continuità perché è subito eliminato. Uno. Ancora Mauro Cocca in pressione insieme ad Andrea. Uno. Che questa volta non ha avuto la stessa rapidità di pensiero e di gamba per colpire gli avversari. Steven subito a cercare l'accelerazione, vuole il contropiede di Iba, lo schiva con abbastanza eleganza. Un attimo di confusione da parte Alfa. Un brutto passaggio di Kame, un passaggio piuttosto ruvido di Steven, però preso dal numero 66. Kame Steven, pagano il suo maestro. Arriva la botta possente di Camerani, ma non va. Uno. Andrea, Iba, vai, solo Andrea, alla fine tiro da fermo di Steven, ragazzi, quel contrattacco con Kame che fa la stessa identica cosa e poi elimina ancora in back to back, sinistro, destro, sinistro, ragazzi, è praticamente un pugile quell'uomo. Uno. Difesa all'ultimo di Steven con Marco Sarais che trova il momento giusto ma non riesce a,
a colpire l'MVP dell'anno passato. Due. Botta possente di Marco, ancora la botta doppia con Marco Solais che brecca ma non riesce a schivare. 6-4. Partita che è passata adesso nelle mani di Ravenna Diablos Alpha con i Royal Globfish che però, visto il buon inizio, giustamente non ci stanno. E cerca subito l'accelerazione con Andrea. E continua quindi il confronto tra Andrea e Steven, con Steven che si porta dunque in vantaggio. Uno. Marco Sarais. Il tempo continua, però riescono a tirare in tempo. Steven e Dotuccio. Steven che sta visibilmente accelerando, proprio un altro passo rispetto ai primi set, ma forse anche rispetto alla partita precedente. Botta doppia non vanno. Uno. Sarais con il pallone fuori, un recupero piuttosto svagato della Sicilia. Uno. Steven Kame, arriva la botta di Kame, una presa al volo che io sinceramente non ho visto. In ogni caso back to back. Botta di Kame. Eh? Botta di Kame. Uno. Vabbè. Allora, serie di eliminazioni, Steven su Cocco, Iba su Steven. In ogni caso 4 contro 1 per la Vena Diablo Salfa, con Iba ultimo da solo nella casa. Uno. Due. È abbastanza. Cosa è successo? Abbastanza ironico che Ivo fosse solo sull'isola. In ogni caso, 8-4. Il settimo set. Perfetto. Posizioni. Pronti. Vittoria dunque già conseguita per la Vena Diablo Alfa che. Uno. Potranno incrementare il loro vantaggio con questo set oppure consegnarlo come nella partita precedente agli avversari Globfish. Marco Sarais cerca l'eliminazione e la trova. Grande pressione di Andrea. Buonissimo il taglio di Steven, ragazzi. Un giocatore veramente attentissimo. 3 palloni recuperati. Arriva la botta di Cameron. Arriva la botta di Steven e non vanno. Uno. Iba, Cocco. Alla fine arriva Cocco. Con Iba, come ne approfitta? Giustamente è così che bisogna giocare, anche sul contrattacco, cercare di stare attenti, soprattutto se si attacca in due l'avversario. Buonissimo il taglio di Steven, contemporaneamente riga di Marco Sarais. 3 contro 3. Michele, Andrea, Nicolò Iba in campo Royal, con una pressione pazzesca di Steven. Pallone che va di là. Uno. Girato male per Kame, che però ne approfitta e prepara ed arma il mancino. Non va. Uno. Michele, Iba, alla fine arriva la botta doppia su Steven, non va. Due. Uno. Ancora Steven e Kame, arriva la botta di Steven, non va. Andrea gestire il gioco con Marco Sales che recupera. Botta doppia, non vanno. Presa piuttosto bloccata in questa fase, gli attacchi non stanno riuscendo a trovare la continuità necessaria per eliminare. Botta doppia con le caviglie di Iba che si fanno immateriali per schivare. Ancora 2 palloni per parte Royal, alla fine Steven prova su Andrea. Un attimo di distrazione e poi ritrovi il pallone. Uno. Qui c'era un attimo in cui le difese degli Alfa si erano aperte, qui si poteva entrare Iba su Camerani per cercare di guadagnare più punti possibili. Uno. Vedo seconda presa di seconda per Iba, questa decisamente più difficile della prima, gli ha richiesto uno sforzo sicuramente maggiore. Botta di Andrea che però forse è un po' stanco. Una. In ogni caso Steven viene eliminato, forse ha pestato la riga o non so. In ogni caso botta dell'ale e ora c'è soltanto da provare al volo, c'è soltanto da ferire. Arriva botta doppia ma non va. Fine della partita, 8-6. We'll be right back.
sui sipario ancora una volta il nostro dietro le quinte. Siamo con Stefano Solitro e che ieri il resto Zapreti e che ieri il secondo violino di Damiano Diablo Salfa, primo a seconda poi dei casi della partita. In questa partita probabilmente il primo, infatti eccolo qua. Dici un po', ti aspettavi questo impatto da parte dei Royal Gloptish? Hanno sicuramente mi ha dato del filo da torcere, però si è anche in vantaggio sul 4-2, il momento della gara passa veramente in parità. Cosa ne pensi del loro impatto? Ma intanto vorrei sottolineare il fatto che hanno giocato in 5. Quindi gli fa onore sicuramente. Fa molto onore sicuramente, quindi bravi loro. Per il resto è una partita ostica, tutte quante le partite quest'anno saranno difficili con il movimento delle palle. Tutto quanto molto più equilibrato, abbiamo organizzato bene il set, la partita abbiamo rimontato, abbiamo giocato bene il set dove dobbiamo giocare bene, alla fine no, a casa la lezione, non ci di più. Abbiamo visto che dopo il time out infatti siete entrati con proprio un'altra lucidità in campo, non era neanche forse una personalità, ma proprio una questione che sembra proprio di intensità, cioè nel senso proprio un cambio di passo, confermi questa cosa o...? Sì, come dicevo prima con queste palle... Quando si gioca sul filo del rasoio, l'importante è essere sempre concentrati. Noi abbiamo la fortuna di avere tanta esperienza dalla nostra parte, quindi saper gestire le situazioni quando il gioco diventa duro, diciamo, si fa duro. Bene, quindi questa seconda partita consecutiva, quante questa giornata ancora? Altre due partite, per cui ne vedremo delle belle, visto il fiatone, penso che saranno anche combattute, caleranno un po' le energie, livellerà tutto. Un ultimo appunto, ho visto un attimo una sfida nella sfida, c'era apparso, questo l'ho detto anche in telecronaca, contro Andrei, il numero 6 di Cagliari, terminato nei 3 metri, per poi sembrava partire un po' una guerra con una tua presa al volo finale, insomma, che ha un po' chiuso questa contesa, forse di cui non ti raccordo magari nell'intensità agonistica. Sì, esatto, no, non c'era nella sfida, almeno da parte mia. Cioè, tutti i giocatori di Cagliari sono bravi, sono capaci di prendere il volo, di tirare, di eliminare, quindi bisogna usare accortezza per tutti quanti. Bene, c'è nessuna sfida nella sfida. Oh, ok. Qui dal vostro Sebastiano Manuzzi, Stefano Solitro, ciao! Palestra Solemnis, siamo qua nel backstage con il nostro Mauro Cocco, compagno milanista tra l'altro, ricordiamo, scusate, questa è... ho divagato un attimo. Avevo chiesto ai miei insider informazioni su appunto, e poi te l'avevo detto anche prima della partita, sul tuo nuovo tiro migliorato, riveduto, rivisto, e abbiamo visto che appunto l'offensiva comunque dei Royal si appoggia molto al tuo tiro. Che cosa hai da dire quindi su questi nuovi palloni e su quello che sei diventato anche come tiratore? All'inizio ero un po' sfiduciato, nel senso che la prima volta che l'ho preso in mano e ho provato a fare qualche tiro, la sensazione era proprio strana, comunque sono palle più leggere rispetto alle vecchie e non riuscivo proprio a farla arrivare a mezzo punto. Poi piano piano con l'allenamento era uscito, con la costanza sono riuscito a prendere un po' l'inizio di questi palloni e sembra non vadano meglio rispetto a chi rifiuta. Abbiamo intervistato poco fa Stefano Solitro, il vice capitano degli Alfa. Ha fatto grandi complimenti sia per il vostro gioco, perché una partita così intensa non era scontata, e anche per la scelta di giocare in 5, che pur avendo una rosa d'otto è stata comunque molto apprezzata dal punto di vista del fair play. E vi aspettavate di dare così tanto filo da torcere alla squadra che era comunque vice campione e quest'anno è esordito con un 4-4 nella prima giornata, quindi comunque dei potenziali candidati al titolo? No, assolutamente non avevamo queste aspettative, anzi ci aspettavamo che ci asfaltassero praticamente, invece qualcosina siamo riusciti a fare, comunque una partita un po' tirata, quello che ci aspettavamo e va bene così anche se abbiamo perso. Ottimo. Prospettive a lungo termine per la fine del campionato, cosa pensate, dove pensate di poter arrivare come Royal Gloptish? Ci aspettiamo almeno un piazzamento più della metà della classifica, più alto della metà della classifica, sicuramente fare meglio dell'anno scorso, questo cioè, migliorarsi sicuramente il primo step e cercare di stare tra i campi. Ottimo. Sebastiano Manuzzi, Mauro Cocco, ciao a tutti. Ciao.